Ma rieccoci qui, cari amici, ma soprattutto cari amiche di Total Photoshop, quest'oggi tutti intorno al monitor del Bon Max per smandruzzare insieme un po' il nostro buon Lightroom. Lightroom 4, ma per l'esattezza sapete che è appena stata rilasciata una release candidate di Lightroom 4.4, quindi andatevela a scaricare su Adobe Labs e giocateci un po', perché comunque sia sono state fatte delle migliori e con tutta probabilità altre ne arriveranno. Quest'oggi, come promesso dal tutorial, ragioniamo un pochettino insieme sui nomi dei file, perché sapete che sono un po' fissato su questa cosa qui, perché tutti quanti noi tendiamo a scaricare pedissequamente il materiale. Pedissequamente era dal 1932 che non lo sentivo uscire dalla bocca di qualcuno, va bene. Tendiamo a scaricare i nostri file dalle memory card o dalle fotocamere, così, senza troppo preoccuparci del nome del file. Risultato: le immagini devono essere riconosciute visivamente. Questo però a lungo andare sappiamo che è un po' un problema, perché produciamo tantissimo materiale e tutto diventa un po' più complicato dal punto di vista proprio logistico. Ecco che sappiamo che in fase di importazione noi possiamo andare a specificare una serie di operazioni che in questo momento ovviamente non possiamo fare, perché non abbiamo collegato nessun dispositivo. Possiamo però specificare il cambiamento del nome del file all'atto proprio dell'importazione. Qualora però questa cosa non fosse stata fatta, ma visto che ci siamo accorti da poco che esiste un sito dal quale poter attingere qualche informazione in più sul nostro Lightroom, ossia Total Photoshop, oppure il Bon Max, se mi seguite su Twitter con i consigli dell'hashtag fare foto Lightroom Tips, ebbene, abbiamo comunque la possibilità di farlo direttamente all'interno di Lightroom. E come funziona la cosa? La cosa funziona in maniera molto molto semplice. In realtà quello che dobbiamo fare è sistemarci nella modulo sviluppo, scusate, libreria, e andiamo per esempio a scegliere una foto, per esempio questa. Come facciamo a sapere come accidenti si chiama? O lo guardiamo da sopra il film strip, cioè il rullino foto che abbiamo qui, oppure semplicemente premiamo il tasto I della tastiera e abbiamo, premendolo una volta, una serie di informazioni tra cui il nome, la data di scatto, l'ora, le dimensioni del frame, e premendolo ancora abbiamo i dati EXIF, sostanzialmente, cioè i dati di scatto, quelli essenziali, cioè il tempo di scatto, il diaframma, gli ISO, la lunghezza focale alla quale è stata scattata, eccetera eccetera eccetera. Benissimo, a questo punto quello che dobbiamo fare è semplicemente premere il tasto F2 della tastiera, F2 come non Formula 1 ma Formula 2, ed ecco che abbiamo la possibilità di scegliere come rinominare il file, ossia il file lo possiamo chiamare come data trattino nome file, nome file sequenza, semplicemente nome file come è settato di default, oppure dargli un nome personale basato su una serie di opzioni. In questo caso io scelgo di dargli un nome personale, quindi dico che si chiama Aliante, no scusate, biposto pronto al decollo, ok, .nef, e questo sarà il nome con il quale verrà rinominato prontamente il nostro file. E questa è un'opzione. Però voi dite, sì, ma Max, io ne ho scaricati 756.000 di foto senza cambiargli il nome, come faccio a fare questa operazione? Allora, io vedo che qui ho tre immagini che rappresentano lo stesso momento di scatto. Adesso vado a rirecuperarmi, magari posso anche vedermele vista griglia e quindi andare a ingrandire un pochettino di più le miniature. Ok, abbiamo una
che è quella che ho appena rinominato come biposto pronto al decollo, 2, un'altra vista di questo biposto, e 3, che è il passaggio successivo, è proprio una sequenza, ok? A questo punto io che cosa faccio? Voglio rinominarle tutte e tre. Benissimo, tengo premuto il tasto Shift della tastiera, clicco sulla prima e clicco sull'ultima. Se fossero state disposte in altro ordine, in altra posizione, beh, innanzitutto sappiamo che le foto noi possiamo per esempio spostarcele, no? Fisicamente possiamo prendere e trascinarle, ok, giustamente adesso lui si arrabbia, però possiamo prendere e trascinarle per ottenere una disposizione differente. Benissimo, allora io faccio altro che selezionare le tre foto e di nuovo premo il tasto F2. E se ovviamente lavorate su Mac, ve lo dico già, potrebbe esserci la menata che il tasto F2 corrisponde al controllo della luminosità del monitor. In questo caso fate altro che premere anche il tasto funzione, quello con le due letterine FN. Come funziona? No. Allora, una volta che abbiamo selezionato le tre foto e premuto il tasto F2 oppure funzione F2, non facciamo altro, per esempio, come in questo caso, quello che vi consiglio è di scegliere la denominazione del file basata su un nome personale e una frequenza. Quindi, sequenza, scusate. Biposto pronto al decollo, numero di inizio della sequenza l'1. In questo caso io l'ho imposto come 1, se fossero, che ne so, avessi già selezionato e rinominato le prime 10 foto e volessi partire dall'11 con l'undicesima, dodicesima, tredicesima, eccetera, eccetera, non faccio altro che inserire 11, ok? Fatto questo, faccio un bel ok e vediamo che questa prima foto si chiama biposto. Allora facciamolo così: biposto pronto al decollo 1, biposto pronto al decollo trattino 2, biposto pronto al decollo trattino 3. E veramente in un nanosecondo mi sono risolto un problema che magari mi sto trascinando da mesi. L'alternativa quale può essere? Può essere che come alcuni sciagurati fanno, entrano nella cartella principale dove sono state salvate le foto, i file fisicamente, e le rinominano a mano. Oppure si utilizzano magari dei batch come quelli forniti, che ne so, da Photoshop piuttosto che da Bridge, e si fa un rinomina direttamente da lì. Il problema di fare questa operazione è che poi dovete riposizionare, cioè ridire a Lightroom dove accidenti sono finiti quei file, il che può diventare veramente una soluzione, una situazione complicata, seria, perché dovete ripercorrere, cioè seria, voglio dire, ci sono problemi molto più gravi, ne sono assolutamente consapevole, ma andate poi a dovervi gestire una situazione decisamente molto più complicata. In questa maniera invece ne venite fuori belli belli, chiani chiani, tranquilli tranquilli, senza nessun problema, e veramente in un paio di clic, che è la cosa a cui tutti quanti teniamo più di ogni altra cosa al mondo dopo mamma. Detto questo, cari amici, ma soprattutto cari amiche, il buon Max vi augura come al solito tanti bei, bellissimi pensieri positivi, buona luce, buoni scatti, e come al solito ci vediamo al prossimo tutorial.